Volevo fare il super gol. Che succede? Ragazzi, ragazzi, che cosa sta succedendo? Che cos'è stato? Dai, ti prego. Ma ci sono solo shorts. Porco Dio, monetizzato, dico solo Dio. Porca una creation, se che mi puoi trovare di tutto, non troverai nemmeno di brutto. Che figo. Facciamo questo strappo alla regola, sempre se online, perché non so se online la beta ancora. Però è bello, ma in realtà l'ho già provato, l'ho provato oggi. Però vi vorrei tenere un attimo il volume, perché vi voglio far sentire la telecronaca. No, ma non posso entrare con questo account. Dovrei provarlo con un altro. No, perché poi pensate male. Poi pensate male se entro con questo account. Fammi vedere se riesco a entrare col secondo. No, poi associate cose. No, no. Andiamo col secondo. Perché io sono sicuro che pensate che una roba è spoiler. Ma non è spoiler. Però non voglio che lo pensiate. Però vabbè, sì, cazzo, dai. Sì, il nome del team, ma non è spoiler. Perché molti avevano pensato che fosse quello il nome di un mio eventuale team, ma no. C'ho degli obiettivi. Qua ancora devo fare questi. Ragazzi, comunque, c'ho 138 milioni. Che posso prendere? Cazzo! Sono vicino a Mbappé! Però potrei prendere Cole Palmer allo stesso tempo. Spoiler palese. No, no, te lo direi, bro. Direi, ok, ho il nome della squadra. No, 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 non è spoiler. C'è tipo Vinicius. Ah, eccolo. 150 milioni. Ah, come funziona, raga? Praticamente ti fa scegliere, appena apri la cosa, ti fa entrare in questa modalità che è il mio club, ok? Questa è la mia squadra. Ho scelto tra... ti fa scegliere tra tipo 3-4 capitani, cioè Ronaldo, Firmino, De Bruyne. E poi ti mette intorno i pipponi, come FIFA all'inizio. E ovviamente io accanto a Ronaldo c'ho solo pipponi. Tutti scelgono Ronaldo, sì, perché è sbroccato effettivamente. E funziona un po' come foot, solo che come funziona? Tipo, in trasferimenti ci sono i giocatori che non sono venduti da utenti, ma hanno un loro valore di mercato. Tu quando arrivi ai milioni per prenderli, li puoi prendere. Oppure arrivi ai points, quelli lì gialli, che ancora non ho ben capito come... forse si comprano? Non lo so. Insomma, qua poi nel negozio ci sono vari oggetti, tipo gli stadi. Qua ci sono maglie da comprare. Non so perché c'è solo quella del Monaco. Attualmente è una beta, ovviamente. Gli scarpini non hanno i diritti. Queste sarebbero, vabbè, dai, le Mercurial, palesemente. Però ovviamente senza diritti. Palloni idem. Poi ci sono pure i guanti portieri e gli scudetti. La cosa carina che ho notato, per me che ero un malato di PES, è che c'è una personalizzazione della squadra incredibile. Nel senso, puoi andare su un giocatore della tua squadra, gli puoi cambiare le maniche, gli puoi cambiare lo stile della maglia, gli puoi cambiare il fit, i calzini. Questo è figo, questo c'ho da dire, è figo. Gli puoi cambiare il numero, gli scarpini, per assurdo, i guanti, i portieri, il colore. È molto figo, anzi fammi personalizzare un attimo Ronaldo, che sono un po' malato di queste cose. Ronaldo col 7, è il completo di Ronaldo deve essere rigorosamente come lo teneva Ronaldo. Ronaldo c'ha maniche lunghe, forse, no, no, fuori dai pantaloni. A De Bruyne era meglio, bro. Ah, mi piace di più Ronaldo a me. Ovviamente si può fare una partita classificata, una in locale, anche contro un amico. Io a sto punto farei una partita, oppure volete che compro qualcuno già... no, facciamoci prima una partita. Il gameplay, ragazzi, vi dirò i miei feels, ma... per avere più precisione nei miei pareri, l'ho già provato per darvi delle cose ancora più accurate, ok? È sicuramente molto particolare, però devo dire, oggi mi sono abbastanza divertito. Non è vero, smetti di mentire, non mi hanno pagato, cioè non... questo che squadra c'ha? Ah, Adebayo, Ronaldo, Alquist, Gueye, Dani Pareco, Tomori... ah, ecco, quella è una roba che vi voglio far vedere dopo. Quella è una figata, vedete Tomori la carta? Quella è una figata, ve le faccio vedere dopo. E prestile PES? Secondo me non è propriamente PES. Sentite però il telecronista, ragazzi. Ti ho visto. Non sei iscritto ancora al canale. E non provare a skipparmi. Devi iscriverti. E ricordati di bere 10 litri d'acqua al giorno, così muoio e io godo. Siamo felici che siate con noi questa sera. Capita che questo piccolo campo, l'Etknuspark, ospiti partite fra squadre di vertice. Il tempo è spettacolare. Con condizioni simili, se i giocatori non giocheranno bene, non avranno scuse. La partita comincia ora. Balliu. Ha un paio di opzioni per il passaggio. Sembra PES 5 dalla telecronaca, ragazzi. E si va subito all'attacco. E subito recupera palla Ronaldo. Palla per Hugill. Vede lo scatto di Ronaldo. Allora, non è facile difendere. Partiamo da questo presupposto. Ma come è giusto che sia. Vabbè, porco Dio, che era sta bomba. No, graficamente pure io mi aspettavo di peggio. C'è da dire che il gameplay non è propriamente PES. Mi ricorda più i FIFA della Play 3. Come vibe, come stile. Perché non sono troncheggianti come PES i giocatori. Comunque vanno, cioè. Guarda che palla per Ronaldo. Porca Eva.
Cioè, ho già imparato a skillare pure. Vabbè, i giocatori sono una merda mia adesso. Sarà anche per questo che sono un po' troncheggianti alcuni. Ora ci accorgiamo dopo che cambiamo la coppia d'attacco. Facciamo un Mbappé Ronaldo e stiamo nel chillong. Mai sentito un telecronista dire parte all'attacco, ma va bene. Oh, no, raga, ecco, si prendono una quantità di pali no sense. E poi il rumore del palo è stra fastidioso. Non è minimamente soddisfacente. Guarda che cazzo di intervento. Allarga tutto, ancora. Hashimoto. Fa una bellissima apertura per André Martin. Allora Ronaldo. Prova la botta, murato. Porco di... Ecco, questa è una cosa... È molto complicato arrivare in porta. Attenzione perché... Tomori? Mi ha recuperato Ronaldo così. Ecco, è molto complicato fare le azioni qui. A differenza di FIFA. Trama dei passaggi è divertente da fare. Guarda che cazzo di inserimento. Spacca sta porta! Spacca! E fa il zoom! Bruttissimo. Non hanno messo manco l'effetto vocale. Non lo so, raga. Non lo so. Non mi piace molto la... Sembra più CR Spera da come esulta, sì. Ma lui c'ha i giocatori un po' più forti, eh. Si vede questa roba. Non ho capito bene come si temporeggia. Allora, ora io ho spostato il portiere dello stesso tasto di FIFA. Cioè R3. Comunque vi ricordo che è gratis la beta, Ci sarà tutto il weekend, quindi se volete giocare. Finisce qui il primo tempo. 1-0 per la mia squadra. Incredibile, ragazzi. Ovviamente l'ho chiamata Kaiser Impact, ma con CR perché ho scelto Cristiano Ronaldo, quindi sono un cazzo di fenomeno. Guarda, guarda Ronaldo quando c'ha le contro, che tumore. Esci, portiere. Bello. No, raga, ho sbagliato. Ma? È il portiere? Dove cazzo va? Ragazzi. Un telecronista che dice continua a correre. Non l'ho mai sentito, cioè... Chi cazzo la fa la telecronaca? Niente, Tancredi Palmieri. Bridge utile. Doppio R1 prende velocità. Ma Scloppa, ma tu sai già tutto. Ma sei un maniaco. Oh, Ronaldo è forte di testa. Pensavo fosse un po' più sbroccato. Attenzione. Porco Dio, no! Non ci credo. Vai, Cree. Golazo di Cristiano Ronaldo. Ragazzi, io quitterei se fossi lui, Così mi prendo subito i crediti e prendo Kylian Mbappé. Partita si fa in salita per la squadra di casa. E quella roccia in campo è una roccia. Ronaldo mette il fisico. Ronaldo accelera. Il gol della merda. Mi sa che è rotta sta cosa, Mi sa che è molto rotta, ragazzi. Attenzione, loco. Ragazzi, questo è simil Tokyo. Raga, guardate qui che vi cucino. Ed è gal. Tiro a giro, sì, con Cristiano devo fare. Bellissimo lo scambio. Cristiano Ronaldo, bellissimo. Il tiro a giro. Ci avrò contro un bambino di 6 anni. Suca, coglione, zitto. Prendi il cazzo, impara a vivere. Testa di cazzo. Queste sono le cose che ti formano. Te ne faccio 6 la prossima volta, no 5. Uno in più. Mi sto pure trattenendo. Ok, 5-0 ragazzi. È l'esordio su Twitch di questo gioco per me. Cioè, ringrazio tutti i miei genitori che hanno creduto in me. Tutti i miei fan. Ecco, ora posso aprire una di quelle robe nel mercato. Che sono i booster. Dove cazzo era? Gli aspetti, ecco, negozio. Apro uno di questi. Vediamo se trovo qualcosa. Dimmi che è gialla. No, è epica. No, è leggendaria. Toni Kroos. Raga, guardate che figata. E questa? Epica. Martinez. Questa cosa poi io ce l'ho raccolta, no? Ecco, tipo questo qui è Lautaro Martinez che ho trovato oggi. Guarda che figata. Carta bellissima. Sì, è una skin della cosa, però è figa. Può stare, è comunque un'alternativa. Magari giochi sia a questo che a FIFA. Ma andiamo subito nel mercato, Beppe, perché con questi soldi, beh, sì, possiamo agguantarci il miglior giocatore del mondo attualmente. Anzi, voglio flexare, raga. Chi è il più costoso? Mi serve la reputazione, ma come? Scusatemi, chi potrei comprare ora con queste robe? Ma nessuno. Le pippe. Come viene che ti fai tutta la squadra e metti a tutti gli aspetti. Alcuni ti boostano XP, altri la reputazione, così puoi arrivare prima a prendere Mbappé. E quindi cosa dovrei fare ora, Sclo? Cioè, devo comprare gente, tipo... Oh, Chong! Ma scusami, ma una volta che io uso i punti reputazione, li perdo? E così è una stronzata. Ah, ne posso comprare qualcuno senza punti reputazione. Oh, eccoli! Ah, vedi. Tomori non servono i punti reputazione, ad esempio. Allora, ragazzi, dai, facciamoci la squadra dei sogni, allora. Dai, facciamo il Dream Team, creiamocelo. Tanto...
Quanti ne dobbiamo prendere? 10. C'ho già Ronaldo. Quindi un portiere. Allora, dai. Andiamo da... Facciamoci la squadra figa. Dai, vai. Che a me piace fare queste cose. Più sono esotici, più ci piace. Quindi dai 79 in giù non serve la rep. Ok. Vabbè. Prendi quelli di cui hai la grafica. Perché di chi ho la grafica mi si bustano? Di chi ho la grafica? Fammi vedere. C'ho Trippier. Ah, vedi, da reputazione. Ma tu sei intelligente, sai. Ah, vedi, Mkhitaryan posso. De Bruyne ovviamente no. Manco Militao. Ma perché me li ha ordinati così male, raga? Ok, quindi tipo Christensen e Tomori potrebbe... Christensen, Tomori e Mkhitaryan potremmo prenderli. Ok, compriamoli. Tanto hanno detto... Che nuovo posto? Il nuovo ruolo, tipo. Applica aspetto. Perfetto. Poi abbiamo Tomori, applica aspetto, e Christensen, ottimo. Quanto mi ci chiudo io su ste cose, raga, mamma mia. Ok, ragazzi, allora dai, finiamo la difesa, allora. Un portiere e due terzini. Posso usare sempre questi, mi sa, no? Conviene. Questo 81 è forte? Ah, è vero, c'ho un 81 qui. Il terzino lo lasciamo, loco. È loco picci. Allora, ragazzi, abbiamo per la porta, vediamo prima. Io direi Lunin, raga. Giocato una stagione titolare tutta nel Real Madrid. Se lo merita, se lo merita. Diamogli fiducia. Compra. Ok. Vedi, aspetti 12 copie. Io glieli posso accollare, questi? Da più esperienza, vedi? Boh, io accollo questo, allora. Amen. Ok, adesso leviamo il portiere e cerchiamo il terzino destro. Ho già visto un cambiaso, Ho già visto un cambiaso che non è che mi dispiace. Beh, io direi, ragazzi, uno tra Wan-Bissaka, Masraoui, Bellanova e cambiaso. 80 di velocità cambiato, Wan-Bissaka 78. Prendiamo più veloce allora a sto punto. Cazzo, Bellanova 82 di velocità. Però più scarso in difesa. E Bellanova pure è bello esotico in realtà, Però raga, a sto punto, ma scusate, cambiamo pure modulo, no? Perché ci stiamo? 4-3-3 con Mkhitaryan. Mkhitaryan che fa la mezzala, dai. Prendiamo cambiato, dai. Tanto siete tutti juventini, dai. Metti un aspetto anche al loco, sì, ma io lo metto. La difesa ce l'abbiamo, ragazzi. Ci servono due centrocampisti ora. E le ali. Allora, questi però sono COC. Abbiamo Pareco, Fabian Ruiz, Gueye. Oh, Turam. Minchia, RT5. Madò, raga, Rabiot, ti prego. Sono innamorato io di Rabiot. Solo che se prendo Rabiot ci spariamo tutti i crediti. Se no qualcuno tipo strano qui. Vediamo prima pure le ali, per vedere un attimo se effettivamente c'è qualcosa di più figo pure qui. Ecco, sulle ali invece siamo un po' carenti. Cambiaghi, David Costa, Zalzuli. Raga, poca roba le ali, Forse io direi, ragazzi, prendiamoci tipo Adli e Rabiot, che sono le mie prime due scelte per i ruoli. E poi il resto lo fissiamo con quello che ci rimane. Non corrono. Oh, sti cazzi. Su CR7, giusto. Cazzo, su CR7 c'era una skill bellissima. Peccato che... Era meglio la reputazione. Dite. Vabbè, gliela metto a lui, sti cazzi. È uguale, basta che c'è in campo, ragazzi. Ma io prendo Rabiot, ragazzi. Cavallo pazzo. Nessuno mi impedirà di farlo. Beh, tra questi sicuramente Di Maria. Però mi mancano 2 milioni. C'è Chukwu? Oh, Chukwueze. Oh, ma stai scherzando. Chukwueze tutta la vita. Lo amo io, Chukwueze. La crocheta. Trattieni L e trattieni R da un lato. Questa è utile. L'elastico. Proverò a farla qualcuna, dai. Vi riesco ad offrire sempre un contenuto assurdo con il mio gameplay su ogni gioco, ragazzi. Dovete essere fieri, cazzo. Dovete essere fieri. Ma super fieri. E sono forte su tutti i giochi esistenti su questa pianeta. Ma costa sto gioco? No, è gratis, è una beta. E domani scade, mi sa. No, fino a domenica c'è, ragazzi. Caricatela. Su che console next gen la può scaricare, gratis. Ah, De Bruyne, Haaland, Depay, che sì, El Zazulzi, Van der... Ma scusa, ma si è venduto Ronaldo questo? Come cazzo ha fatto questa... No, c'ha De Bruyne come capitano. Ma come fanno ad avere già Haaland? Benvenuti allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro. Bella palla, wow. Dai, sotto alle gambe. Mkhitaryan hanno un coglione, veramente, ragazzi. No, Haaland, è partito. Lunin! Che bella! Piotta. Ragazzi. De Bruyne e la palla cambia padrone. De Bruyne! No! Che cazzo di parata ho fatto? Ehi, proprio come dei cazzo di leoni. Oh, Rabiot. Mannaccia. La telecronaca è orrenda, ragazzi. Buttata lì. Ma come cazzo faccio a pensarlo anche solo quel passaggio?
cazzo c'ho la MetaVision di Sagi veramente? Sto giocando contro un francese in stream. Che cazzo stai a dire? No. Ok, facciamolo piangere. Devo ricordargli il 2006. Ragazzi, ora tryharderò come un porco, sappiatelo. Piede sta baguette! Piede sta baguette! Coglione! Sì, mi ha aperto la stream. Ho voluto fare il fenomeno qui, dai. Ah, ho voluto fare il fenomeno, raga. Volevo fare il super gol. Che succede? Ragazzi, ragazzi! Guardatelo! Guardatelo! No, dove va? Impossessato! Tiro che si spegne di poco sopra la traversa. Si gioca, ma la squadra non sembra avere fretta. Minchia, ragazzi, sono diventato un fenomeno, mi sa, eh. Continua ad avanzare. Ronaldo. Gli avversari sono schiacciati nella propria area e non sanno come reagire. Una grande azione da parte dei giocatori di casa. Loco! Cercano di velocizzare l'azione dalla zona interna del campo. Guarda che palla! Il giocatore entra in aria ed ecco un'altra rete. Il vantaggio aumenta ulteriormente. Fai le skill, fai le skill che ti umilio sul piano di gioco. Guarda! Più o meno. Godo. Ragazzi, ma mi sa che tra poco siamo a Mbappé, eh? Lascia like e lascia un commento. Se no ti arriva un destro sotto il mento. Reactions e gaming, puoi